Saluto di Paolo Quaggio, il presidente provinciale CIA di Venezia. Buongiorno a tutti. Prima di tutto ringrazio il dirigente, diciamo, dell'istituto per l'invito, visto che l'argomento dal mio punto di vista è decisamente molto accattivante, molto interessante. Io sicuramente ho un'età per cui è una tecnologia che non mi appartiene e non mi apparterrà mai più. Io ricordo solo una cosa, tutti hanno fatto un po' un passaggio nei vecchi tempi, quando io ero seduto nei banchi di scuola all'Istituto Agrario di Padova, il mio libro di meccanica agraria era un'edizione del 1947, per cui eravamo decisamente anche come scuola indietro nella comunicazione delle novità, diciamo, in agricoltura, per cui ci appoggiavamo alla Fiera di Verona per vedere appunto le novità. E qui fortunatamente le cose sono decisamente cambiate, per cui è l'istituto che è all'avanguardia, diciamo, rispetto a quello che invece è il settore che rappresenta, come dovrebbe essere, perché secondo me la scuola dovrebbe essere avanti rispetto al lavoro e non viceversa, perché altrimenti i ragazzi che escono dalla scuola non portano niente di nuovo e tendono assolutamente invece a seguire il lavoro che hanno. Per quello che riguarda poi il nostro lavoro in generale, sicuramente l'innovazione è stata importante, è importante, il convegno, diciamo, di oggi ne è un po' il segno, però io dico, da un lato l'innovazione e la modernità non deve tralasciare la capacità che abbiamo noi italiani in generale di fare quantità ma soprattutto qualità di prodotti, per cui non deve essere un contrasto tra il produrre tanto e il produrre bene. Sicuramente coltivare in maniera qualitativamente positiva è fondamentale. Nelle aziende però io dico non bastano le macchine, non basta la tecnologia più assoluta, le aziende le dirigono gli uomini, siete voi che siete giovani, sarete il futuro delle aziende agricole, per cui è l'uomo che ha in mano, diciamo, il futuro dell'agricoltura. Il mezzo meccanico, quello che è uno strumento che ha l'uomo, però sicuramente è l'uomo che deve saper usare gli strumenti in maniera da avere aziende che da un lato sicuramente siano produttive, quindi diano reddito e futuro all'azienda e all'agricoltura insieme, però alcune problematiche che ha espresso il collega, diciamo, Giraldo prima sulla situazione agraria agricola italiana non sono legate strettamente all'innovazione, almeno, ma sono legate soprattutto agli agricoltori italiani che non sempre entrano nella mentalità di una nuova agricoltura. Grazie.